Buon pomeriggio. Grazie. La Presidente tra poco porge il suo saluto a questa nostra riunione. È il quarto appuntamento che abbiamo. Non avevo avuto più uno? No, uno è al Castello. Allora, il terzo appuntamento in questa sede. Prego la Presidente. Buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui oggi alla presentazione del nuovo impegno creativo di Anita, di cui conosco ed apprezzo la preparazione, ma soprattutto la sensibilità, che in questo libro si traducono in qualità letteraria. Un libro in cui Anita continua la sua esplorazione nei molteplici significati del termine tempo. Quante volte usiamo la parola tempo, che accostata a diversi aggettivi ne stravolgono il significato? Buono o cattivo tempo? Ai miei tempi, ad indicare che esiste un tempo personale, intimo, ma anche un tempo collettivo. Bene, assaporando il libro di Anita dal titolo così evocativo, del tempo disumano, si ripercorrono le violenze perpetrate in modi ed epoche diverse, dove si leva forte la voce delle vittime, vittime di guerra, vittime di mafia, della violenza sulle donne, sulla natura, voce troppo spesso soffocata dall'indifferente frastuono del tempo presente. Anita, con la sua poetica, cerca di accendere riflettori, mettere punti fermi, quasi volesse costruire delle colonne su cui ciascuno di noi, con la propria storia, la propria sensibilità, può costruire l'imponente edificio della coscienza civile collettiva e magari traghettarci come un novello Caronte verso un tempo più umano. Infatti, anche nelle poesie più intense e dolorose di Anita si può sempre scorgere una luce di un tempo di speranza. Concludo con i versi di una poesia che mi sembra particolarmente adatta al periodo che ci accingiamo a vivere, ovviamente di Anita, e che dice: l'attesa di una stella cadente accende la speranza. Grazie Anita per avermi invitato qui e oggi. Grazie a te. Territorio ha una valenza molto pregnante, quindi non è ingiusto dare valore al Presidente e a tutti i componenti, perché il Presidente da solo non fa nulla, quindi sono tutti gli associati e i partecipanti che vanno ad arricchire diciamo, il tutto, quindi non hai centrato bene, mi fa piacere. In questo tempo poi ne parleremo, ci sarà Fausto a condurre, che ringrazio già in anteprima, e che ovviamente il presidente dell'associazione. Trattandosi di anche la collaborazione del comune, che non so se verrà l'assessore. Magari più tardi, infatti. Quindi non, però sì, volevo anche questo, che l'assessore mi ha incontrato e siamo in numero incidenti, siamo in numero congruo, ma non quello che mi aspettavo nella realtà. Perché? Perché purtroppo al solito di questo discutevo con la Presidente della Provo, delle iniziative. C'è festa, Fagnano, sì. Parlo di anni e anni fa.
quando io personalmente, avendo partecipato alla stesura, per esempio, dello statuto della Prorogoco, quando è nata, facendo parte del direttivo, dicevo che al mio paese e nei paesi normalmente del sud si usa, dove c'è la Prorogoco, che tutte le manifestazioni culturali, le festività ed altro, sono demandati alla Prorogoco come ente, come braccio lungo del comune. A Fagnano, invece, ho sempre assistito da insegnante, da assessore alla cultura a suo tempo, ho assistito alla frantumazione di questo, alla, non so perché, ciascuna associazione, alla più piccola alla più grande, sente l'esigenza di essere rappresentata e di rappresentarsi, cioè della presenza. E quando ho proposto questo, e poi ho proposto allora al sindaco di poter organizzare questo tipo di... ci siamo trovati di fronte a un muro, cioè nel senso che sarà per antipatia personale, sarà per presunzione, ogni manifestazione organizzata, anche dalla stessa Prorogoco, c'è un'associazione, due associazioni, tre associazioni che calendarizzano per conto proprio gli avvenimenti e poi superano. Si accavallano. Un accavallamento. Oggi ci sono tre manifestazioni. Va bene, però guarda, i miei cosiddetti 25 elettori alla mattina. Sì. Gloria, ce li abbiamo. Però siamo tutti adulti, come si fa a non capire queste cose? Non so, sì, manifestazioni. Rimandiamo questo problema, siamo la gente. Tre manifestazioni. Antonio, siamo per il mio libro. Io intanto posso solo chiudere ascoltando. Devo dire che i fagnanesi hanno molte iniziative, ma siamo una fagnanese molto una cosa positiva. Esatto. Possono essere coordinati. Bisogna pensarci un attimino. Io ringrazio anche il maestro Giuliano Guasuta, che è un compositore musicale e che già ci ha aiutato. Ci accompagnerà in questa galoppata. Vai, presidente. Per tempo disumano, questa nuova fatica della nostra socia, la professoressa Rita Di Milevo, oltre ad essere un excursus nella memoria del profondo ventre della storia, per denunziarne fatti, misfatti e sfaccettature che stanno alla base e sono fondamento della nostra attualità, è una sofferta ma chiarissima denuncia della tipicità del nostro essere oggi, testimoni indifferenti o quasi indifferenti dei diversi accadimenti che si sono succeduti e si succedono davanti ai nostri occhi. Ma è anche una forma di intimazione morale, un out-out che con i suoi versi esortanti, incalzanti e talvolta sferzanti, la poetessa pone dinanzi ai nostri occhi, al nostro io, personale la sveglia alla coscienza di tutti e di ciascuno di noi. La civiltà occidentale, lo sappiamo, cioè la nostra, nel lunghissimo cammino fatto dei nostri avi, ha dato al mondo leggi atti a vivere ordinatamente e autodeterminarsi e scegliere un libero proficuo sviluppo che ci ha portato a vivere odierno, che però è dominato da una super tecnologia che ci ha nel contempo obnubilato, tarpato la coscienza, piano piano offuscata dalla violenza, dalle guerre, dalle sopraffazioni, dalle degenerazioni. Con i suoi versi la poetessa vuole esortare il lettore a svegliarsi, ad allertare attraverso la memoria i propri sensi e riappropriarsi della propria perduta umanità, del tempo disumano. Nel ristretto spazio di un centinaio di pagine suddiviso in sei capitoli, pace, anche questo è
assolutamente proprio indicativo del suo piano di visioni che ha fatto. Pace, vittime di mafia, migrazioni, voci di donne, natura. Shoah. La poetessa ha condensato i mali che oggi ci affliggono e ci esorta a ripercorrere il cammino senza però girare la testa dall'altra parte, sentendo il grido di dolore di donne, vecchi, bambini oppressi da inaudite violenze, che vediamo proiettate sugli schermi dei nostri televisori. Non sono film o scenette di intrattenimento, ma purtroppo tragici eventi e avvenimenti che si svolgono nel nostro paese e nei paesi vicino al nostro. Scrive la poetessa: delirio di fuochi sulla terra non è cinematografia, non è spettacolo, non è finzione, è una diretta televisiva, una diretta di immagini agghiaccianti, scene di una tragedia antica, la tragedia della guerra. Ma la nostra civiltà occidentale, a differenza di quella per esempio orientale dell'India, eccetera, è basata sulla violenza. Omero ne è il capo, il tipico, direi. Noi tutti abbiamo comodamente seduti, visto in TV case, scuole, ospedali distrutti da missili, droni, cannoni, e li vediamo ancora in questi nostri giorni, le notti illuminate dai missili che solcano i cieli dell'Ucraina e della Palestina. E spettatori, spesso indifferenti, li osserviamo, mentre in un angolo delle nostre case siamo affaccendati, essendo il periodo giusto, alla costruzione del presidio in attesa del Natale. Ma riflettendo, notate la cacofonia, quanto altro, dei termini. Quindi lì diamo un caso indifferente alla tragedia e nello stesso tempo ci prepariamo per festeggiare una festività che dovrebbe essere proprio connaturata allo spirito dell'uomo. Man mano che mi immergevo nelle letture delle liriche contenute del tempo disumano, riapparivano alle mie mente in un fantasmagorico turbinio giornali, fotografie, fatti ed episodi ed eventi che hanno attraversato la mia fanciullezza, la mia gioventù e che tenevo sepolti nelle più profonde lacrime della mia memoria, a partire da quel lontano 43, di cui porto e porto sempre anche segni tangibili sul mio corpo. Scorrono le immagini in un riflessibile, la visita, ad esempio, quella che ricordo, facevo la quarta elementare, se non sbaglio, Re Vittorio Emanuele, quello che ha fatto sorridere, Re Vittorio Emanuele III, poco prima dell'occupazione della Sicilia, nella Seconda Guerra Mondiale, alla vista del re, dritto su una macchina scoperta, sovrastato da personalità che la accompagnavano, e sembrava un anello di fronte a tutti gli altri. E allora, nella mia ingenuità, esclamai: e chi suo re? Cioè, è col tuo, il re. E così piccolo, dunque, il nostro re, il maestro, mi tirò un'occhiata glaciale. La traversa della via principale del paese dei soldati americani, pochi mesi dopo, che gettavano piccole tavolette di cioccolato e rotonde caramelle bianche col buco al centro che noi bambini raccoglievamo con gioia. Ci vorrebbe un Giacomo di Ebbene per portare tutte le immagini che la lettura e rilettura del libro mi hanno fatto rivivere. Mi limiterò a riportarvi quelle che a mio avviso hanno avuto un grosso impatto generale e che, tranne fatti attenenti alla mafia ed episodi come il rifiuto di Franca Viola a sposare chi l'aveva rapita e violentata, hanno chiuso, almeno nella mia terra d'origine, un'epoca,
una tradizione da sempre tollerata e sopportata per obbedienza alle leggi non scritte, ma non per questo ne erano rispettate. Fino ad allora il cosiddetto matrimonio riparatore cancellava il resto del rapimento, il reato di rapimento da parte del pretendente che vedeva rifiutata la richiesta del proprio matrimonio, quindi una prepotenza assoluta. Tu non mi vuoi, io ti rapisco, poi sistemo tutto con la legge sposandomi. Ho raggiunto il mio scopo. Ma quanto è assurdo a ragionarci? Frank segnò la fine di questo, di quello che fino allora aveva tragicamente subito. Dice la professoressa, la poetessa nostra, puoi rapirmi, trascinarmi, segregarmi, aggredirmi, schiaffeggiarmi, violentarmi. Il matrimonio riparatore non lo avrai. Onore da salvare? Nessun ristoro slavato. Nessuna macchia da sbiaccare, l'onda del disonore l'ha onorata mio padre, accogliendomi e abbracciandomi, sapendo a cosa andava incontro, ed effettivamente andava incontro a grosse, grossissime difficoltà. Allora, ve lo posso dire, perché vivevo in quella terra, e quindi conosco le mie, le vedute della mia gente. Non voglio un uomo violento che deruba l'amore. Bellissimo quest'ultimo verso. Voglio che il mio amore sia rapito dall'amore. Notate, sensibilità e bellezza. Non segnò il tempo risveglio della coscienza dell'intera nazione e condotto il morto ad assestare un corpo mortale alla mafia, spezzando. Come l'eccidio di Falcone e Borsellino, preceduto da quello del generale della Chiesa del 1982, e ho voluto ricordare anche un mio conterraneo di Rosario Livadino, anzi oggi diremo San Rosario, o Beato Rosario Livadino, detto il giudice ragazzino, io l'ho conosciuto per la giovane età, nel 1990. E da quella di tantissimi altri uomini di legge e non, segnò il lento risveglio della coscienza dell'intera nazione e contribuì molto ad assestare un corpo molto amato, spezzando, seppur ancora non del tutto purtroppo, l'omertà di molti che è sempre stata la causa prima della sua impenetrabilità. Dice la professoressa, con l'uccisione di Falcone la carità bussa piano piano in strada per balconi stanchi di essere imbavagliati, fuoriescono urla setate di giustizia, avvelenate dall'acqua della verità, percorrono la giusta via. Profondissimo come pensiero. Pian pianino la mafia si sta sgretolando, è già diventata sempre più una voce afona che non fa più tanta paura. È diventata man mano sempre più meno mortale, meno paurosa, e perciò se ne può parlare, la si può sfidare. In una parete della nostra scuola elementare e centro direzionale dell'Istituto Comprensivo di Fagnarolona, mi piace ricordarlo, c'è un murale che rappresenta il volto del giudice Falcone, dipinto da studenti del liceo artistico e tratto da disegni fatti durante un concorso indetto dall'Associazione Salvatore Lupera della Scuola, fondata dal sottoscritto. Il murale è stato inaugurato dall'ex magistrato del pool di Mani Pulite, Gerardo Colombo, che si è dedicato, dopo il pensionamento, alla diffusione della legalità nelle scuole italiane,
E proprio a questo principio si collega la poetica della nostra vita. Scusate, ma la vecchia ha fatto anche là. Il difficile, doloroso e tortuoso tema dell'immigrazione non è affatto facile da affrontare, perché racchiude in te diversissime cause di natura politica, economica, sociale, eccetera. Gli eventi del fenomeno immigrazione di epoca rilevanza hanno scosso la mia coscienza di uomo e il mio tempo. Le immagini di altre medie che in una prima impressione vista in televisione non sembrano reali, ma costruita d'arte come in un film, tanto sembrava irreale alla vista. Come si può assistere impassibile alla vista di una bellissima e solitaria spiaggia soleggiata, resa surreale dalla presenza del corpo immobile di un bimbo rannicchiato, restituito in cadaveri dal mare ed esposto al sole ai nostri sguardi? Quell'immagine mi ha sconvolto. L'apprendere poi dal giornale che nella fodera della congiunta giacchetta che indossava vi era cucita la pagella scolastica mi ha del tutto stravolto. Sono stato male e di umore nero per tutto il giorno. La stessa impressione mi ha prodotto la lettura della poesia di Annitta e mi hanno fatto rivivere quei tristissimi momenti. Bambino risucchiato da Londra, restituito dalla schiuma, sponde europee, sfama a papi. E il mare restituisce non più ombre inghiottite, rose rosse, flottano, non conta il colore, il migrante vale più di 100 denari. Dare voce a chi non può parlare, a chi è costretto da leggi, tradizioni, antichi usi e costumi, resi perenni da chi domina il paese, la casa, la vita, non vuole assolutamente cedere questo suo autoproclamato diritto, sancito da tempi patriarcali e cementato da tradizioni maschilisti. È l'invito caloroso che la poetessa ci invita con insistenza a dare forza con la nostra solidarietà sincera, non formale, non accademica, cioè di facciata. No, e noi dobbiamo aderire a questo suo invito con tutto il cuore, perché non si ripetano nel nostro paese e nel mondo tristi episodi di violenza sulle donne, eventi come quello accaduto a Samanya Passa, la ragazza pakistana, uccisa da un zio con concorso dei genitori e dei parenti perché non voleva sposare il cugino, secondo tradizione. Alla nascita, o poco più i bambini, i genitori si mettevano d'accordo di fare sposare i figli. In parte anche oggi all'interno degli indiani è così. Fatte come questo, o quello della morte della sfortunata Giulia Cecchettin di pochi giorni or sono, rapita e uccisa dal fidanzato il giorno prima della laurea, ultima innocente vittima delle oltre 100 donne uccise quest'anno da coloro ai quali si aspettavano protezione d'amore. E dice la poetessa, nasce da una melodia di amore, poi alchimie di parole tessano trama e ordito di un amore malato. E infine, diamo voce a solidarietà dei ragazzi iraniani che lottano e muoiono per la conquista della personale libertà. E alle ragazze le fanciulle infibulate per tenere in vita atavica tradizione di prevaricazione. Prestiamo con la nostra convinta voce perché la donna acquisti ovunque
l'apparato di genere che nel nostro paese è voluto dalla Costituzione, ma nei fatti è spesso negata. Da ogni insistente a parte un maschilismo che la vuole cedevole oggetto, soggetto ai suoi desideri. Mano feroce, contro parole svelate, punisce ribellione osato dalle donne, corpi sacrificati riposano a terra. I fiumi carichi di acque versate dal cielo in pochi istanti, dopo pochi mesi di aridità, inondano strade, abbattono alberi, trascinano auto, case, i mari ingrossati dal ghiaccio disciolto sommergono isole e mettono a rischio paese e città. Ma qual è la causa prima di tanto disastro? Gli uomini si accalorano in discussione e pareri contrastanti e continua intanto la natura stenta a tollerare l'intollerabile. Ma fino a quando? Chiediamocelo spesso. Oh. È incollato. Può fare la camera, eh? Vabbè. Sono qui apposta. Nella foresta grigia, carigine dell'aria, ruggito nel cuore. Ci sente poco, eh? Una voce. Mamma, lo sanno che gli alberi sono importanti? I soldi valgono più dell'aria che respiriamo. Binario 21. Dalla banchina del binario 21 in migliaia vengono caricati sui vagoni. Non sventano mani e fazzoletti per salutare i propri cari. Nessuna lacrima sparsa o asciugata. Nessuno a terra per un abbraccio. Nessuna voce a leggere. Scrive una cartolina. Dal binario 21 il sole si eclissa. Le porte si chiudono, solo un fischio, e i treni partono senza annunciare destinazioni. Negli urli silenti dei sotterranei della stazione di Milano, per grande piccino, il dì diviene cielo senza splendore. Nuvola nera che scorre sul binario e la vita si spegne, e il piccolo valigie mai aperte. Due spende di lieve, binario 21, per ricordare e ricordarci la tragedia della Shoah, che sconvolse il mondo e lo coprì di lacapriccio di dolore e di rossore. Dal binario 21 della stazione centrale di Milano partivano i convogli per i campi di concentramento di sterminio. In vagoni destinati al trasporto delle merci venivano ammassati, stipati, sigillati gli ebrei italiani, uomini, donne e bambini, privati dei più elementari principi vitali ed espropriati della propria umana dignità. Genti di ogni ceto e censo, resi dalla legge razziale, colpevoli di essere ebrei. Treno di solo andata, dedicata a Liliana Segre, tradotta in tutte le lingue parlati in Europa, perché il messaggio della nostra poetessa potesse essere letto e compreso dal maggior numero di persone possibili, con la speranza che il ricordo di quel doloroso passato renda gli uomini di buona volontà sempre più vigili, affinché fatti del genere non si ripetano più, e perché trovino finalmente una soluzione definitiva e giusta che soddisfi e riappacifichi ebrei e palestinesi, mettendo fine alle continue tragedie e stragi che ancora oggi li affliggono. Dicono che la tregua è stata interrotta, per cui i bombardamenti e l'uccisione sono ripresi con maggiore violenza. Annita, nella sua altissima sensibilità di persona, di donna, di poetessa, con la sua opera stimola, esorta, spinge il lettore a risvegliare la propria personale coscienza, anima,
cuore e mente, a riacquistare la propria umana libertà ed operare con sensibilità, con forza insistente, perché sempre più consapevoli gli uomini alimentino almeno la speranza di riumanizzare quel tempo disumano che ci opprime ed oscura le nostre umane coscienze. Basta un attimo.